Okay. Allora, come vi avevo preannunciato ieri, oggi l'argomento di oggi è la soluzione dell'esercitazione e poi se finiamo in tempo un altro esercizio di cui avete già le slide in realtà, quindi vi racconto solo come si risolveva praticamente. Ho caricato la soluzione online 5 minuti fa, ok? Con il preciso intento di fare in modo che voi non l'aveste ancora in mano, in modo tale che possiamo vederla assieme con calma, però la trovate lì, quindi potete poi scaricarvela, guardarla, vedere se c'è qualche dubbio ancora, eccetera. Stiamo registrando, quindi lo screencast di oggi lo trovate insieme agli altri. E proviamo ad affrontare oggi l'esercitazione come se dovessimo affrontarla da zero, con tutti gli strumenti del caso. E quindi proviamo a partire ragionando dal testo, a evidenziare quali erano i concetti principali e così via. Sul primo esercizio andrò leggermente più veloce perché è più facile, se avete dubbi, domande, fermatemi, ok, così ne parliamo. Tanto non siamo tantissimi, l'aula è piccola, riusciamo a gestire le interruzioni senza problemi. Questo qua era il testo del primo esercizio. Allora, oggi proviamo se la tecnologia ci supporta. Allora, questo testo da leggere, proviamo a leggerlo con calma, ad evidenziare quali sono i concetti importanti, quali sono i pezzi importanti che poi ci guidano nella costruzione del modello concettuale, quindi del diagramma delle classi, ok? Il testo dice, un rivenditore di piante tratta diverse specie. Fin qua, nessuna informazione. Questa roba qua ci ha dato il contesto, ci ha detto, ok, stiamo parlando di piante e di rivenditore di piante. Poi, per ciascuna specie, il rivenditore deve conoscere sia il nome latino che il nome comune ed un codice univoco attraverso cui la specie viene identificata. Quindi, se io sto facendo il lavoro di analizzare questi requisiti e voglio iniziare a segnarmi quali sono le parti importanti, probabilmente andrò a prendere specie e dirò, occhio, questa è una cosa importante. Così come probabilmente anche il rivenditore mi interessa in qualche modo. Ok? Poi, non sono entrato oltre nei dettagli, ho fatto proprio il passaggio lento. Vado avanti a leggere, dice, per ciascuna pianta è inoltre noto se sia tipicamente da giardino o d'appartamento e se sia una specie esotica o no. Va bene, finora non mi sembra che siano stati introdotti nuovi concetti, stiamo sempre parlando di piante, ok? Quindi non ci sono nuovi elementi importanti, ci sono dei dati che dobbiamo ancora analizzare, ma niente di nuovo. Per ogni articolo il rivenditore, ecco, articolo io lo sottolineo perché articolo è un primo sinonimo, ok? È un sinonimo difficilmente distinguibile, mentre prima c'era specie pianta che bene o male si riescono a associare a occhio, diciamo, senza grossa fatica. Il fatto di dire che un articolo è una pianta non è banale, quindi ricordiamocene. Allora, a posto di dire ricordiamocene, quello che possiamo fare è iniziare a dire, va bene, avevamo una tabellina, iniziamo a segnarci le cose che abbiamo detto. Quindi abbiamo detto che pianta è un concetto che ci interessa, ok, e che è un sinonimo e articolo. Ok? Possiamo tornare indietro e leggere. Per ogni articolo il rivenditore è interessato a mantenere, oltre al prezzo in vigore, la storia dei prezzi passati, con la data dell'entrata in vigore. Ok? Non so ancora se questa roba qua sarà una classe o cosa, ma mi rendo conto che il prezzo è talmente importante da volerne tenere la storia. Ok? Quindi se ne voglio tenere la storia, il prezzo sarà un altro elemento che mi interessa trattare. Quindi lo evidenziamo di nuovo. E andiamo a dire che il prezzo è importante. Prezzo importante significa che se
se io ritorno alla mia tabellina, dovrò annotarmi anche prezzo. Quindi qua sotto dovrò dire prezzo. Notate, io ho messo class, ma non facciamoci fuorviare, non è ancora detto che sia una classe. È solo per dire, questo qua è un concetto importante, poi vedremo se è una classe o meno. Allora, andando avanti, il testo ci dice, i fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore, per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Ah, ok, altro elemento importante, fornitore è talmente importante che si danno la pena di descriverlo. Ok? Quindi descrivere le caratteristiche. Qui fornitori è un altro elemento da sottolineare. Il che significa che di nuovo scendiamo nella tabellina e andiamo a notare qua sotto fornitore. Ok? Poi dice, il produttore può fornire diverse specie di piante, tuttavia una specie di albero viene acquistata sempre da uno stesso fornitore. Ok, allora intanto sottolineiamoci produttore e poi facciamo un ragionamento. Produttore e fornitore in che rapporto sono? Visto che ci dice il produttore può fornire diverse specie di piante, tuttavia una specie di albero viene acquistata sempre da uno stesso fornitore. È chiaro da queste due frasi che in realtà sono un sinonimo. Quindi, qua giù in fondo possiamo iniziare a dire che il fornitore avrà come sinonimo produttore. Ok? Allora, una volta fatto questo abbiamo iniziato a individuare i pezzi più grossi, torniamo indietro e andiamo a cercare i sinonimi che potrebbero darci fastidio. Quindi ripartiamo da pianta, abbiamo detto un rivenditore di piante tratta diverse specie, per ciascuna specie il rivenditore deve ricordarsi qualcosa, quindi in realtà pianta ha sinonimo specie qua dentro, ok? In questo preciso problema, non necessariamente in generale un sinonimo. Quindi qua mettiamo specie, ok? Poi per ciascuna pianta è noto se sia da giardino o niente, articolo l'abbiamo già segnato, siamo a posto. Prendiamo prezzo, prezzo ci sono sinonimi? No, perché in realtà la riga sul prezzo è una sola, è corta, tutto sommato, dice per ogni articolo il rivenditore è interessato a mantenere oltre al prezzo in vigore la storia dei prezzi passati con la data dell'entrata in vigore. Quindi non c'è nessun sinonimo, qua prezzo è prezzo. Fornitori ci sono sinonimi, ma l'abbiamo già visto, sono i fornitori o i produttori, che sono la stessa cosa, ok? Quindi abbiamo segnato più o meno tutti i sinonimi. Allora andiamo a completare le caratteristiche. Abbiamo identificato quali sono gli elementi importanti, i loro sinonimi. Identifichiamo le caratteristiche, anzi, prima di identificare le caratteristiche, facciamo un passo di semplificazione. Iniziamo a sostituire tutti i sinonimi con una sola parola, ok? Quindi, un rivenditore di piante tratte diverse specie abbiamo detto che non ci interessa, è contesto. Per ciascuna specie, non specie, pianta. Ok? Il rivenditore deve conoscere il nome latino, sia il nome latino che il nome comune, in un codice univoco attraverso cui la pianta viene identificata. Ok? Sto sostituendo tutti i sinonimi col nome principale. Per ciascuna pianta è inoltre noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento, se sia una specie esotica o no, ok, qua va bene. Per ogni articolo, pianta, ok, il rivenditore è interessato a mantenere, oltre al prezzo in vigore, la storia dei prezzi passati con la data, ok. I fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore, per ciascun fornitore sono inoltre noti nome, codice fiscale, indirizzo, siamo a posto. Il produttore, qua diventa il fornitore, può fornire diverse specie di piante, ok, non è più italiano, fornitore fornisce, non stanno tanto bene assieme, però ci aiuta a capire chi è coinvolto in questo legame. Poi dice, tuttavia una specie di albero, ovvero pianta,
viene acquistata sempre da uno stesso fornitore. Ok? Benissimo. Adesso che abbiamo fatto questa semplificazione, sappiamo tutti i pezzi di testo che si riferiscono a pianta, tutti quelli che si riferiscono a prezzo, tutti quelli che si riferiscono a fornitore. Possiamo analizzarli piano piano e andare a vedere le caratteristiche e quindi riempire quella descrizione che dovevamo ancora riempire. Allora ci dice, per ciascuna pianta bisogna conoscere il nome latino, nome comune e un codice univoco. Benissimo. Quindi descrizione, vabbè, è una pianta, lo sappiamo, annotiamoci le cose importanti, quindi nome latino, nome comune, e codice. Ok? Vediamo cos'altro. Per ciascuna pianta è inoltre noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento e se sia una specie esotica o no. Guardiamo l'ultima che era più facile e poi guardiamo quella prima che è quella che invece il laboratorio ha fatto venire qualche dubbio. Ok? Specie esotica o no? Questo è chiaro. Sì, no. Ok? Sì, no vuol dire che è una caratteristica sola della pianta e probabilmente sarà booleana. Ok? Quindi, mettiamolo così. Qui è esotica, tra parentesi, sì barra no. Tanto per ricordarci che non ci sono alternative. Ok? Torniamo indietro. Da giardino o da appartamento? Questa qua che vi metto in quadrato. Allora, da giardino o da appartamento? In generale non è un'alternativa, no? Se noi pensiamo a una pianta qualunque potrebbe essere sia da giardino che da appartamento. Perché no? Ma in questo testo in particolare ci viene segnalata come alternativa netta, cioè se sia tipicamente da giardino o da appartamento. Qui l'italiano viene usato per dare proprio un o uno o l'altro, ma non tutte e due, ok? Per cui non possiamo rappresentarle come due caratteristiche diverse, perché se no non siamo in grado di dire o uno o l'altro, rimarrebbero ortogonali, rimarrebbero definibili, vere contemporaneamente, ok? Ecco che quindi questa cosa qua per noi è una caratteristica sola, con due alternative, che può essere da giardino o da appartamento, ok? Quindi potremmo annotarcela con, diciamo, l'asterisco per dire che dobbiamo rifinire, per dire che questa pianta ha un certo tipo, vi metto un asterisco per dire che questo qua non è poi il nome definitivo, ma ce lo ricordiamo, che può essere da appartamento, abbreviamo, o da giardino. Ok? Questo serve solo per ricordarci che è una cosa sola, con due alternative. Così che quando andiamo a scrivere il diagramma delle classi, questo ci guida nella scelta del tipo di dati. Ok, vediamo se abbiamo finito per pianta. La frase dopo dice, per ogni pianta il rivenditore è interessato a mantenere, oltre al prezzo in vigore, la storia dei prezzi passati con la data dell'entrata in vigore. Allora, qui abbiamo due informazioni che escono principali. Uno, che la pianta in qualche modo è collegata con il suo prezzo. Ok? Quindi se vogliamo fare le cose bene possiamo tenere traccia dei collegamenti e dire che la pianta è legata al prezzo. Non so come, non so ancora bene definirlo, ma so che è legata. Dopodiché, leggo meglio la frase e cerco di caratterizzare un po' di più il prezzo. La frase ci dice, vogliamo mantenere il prezzo in vigore, la storia dei prezzi passati con la data dell'entrata in vigore. Ok? Quindi il prezzo è qualcosa di più che il solo valore. Non sono i 10 euro associati a una pianta o i 5 euro associati a un'altra, no? Ma in realtà è un valore con attaccato come minimo una data, che è la data di validità, da quando quel prezzo è valido.
E ora, poiché ogni pianta può avere un prezzo dello stesso importo, ok? Ma che è stato assegnato in una data diversa? Vuoi perché la pianta è arrivata ieri mentre un'altra è arrivata 2 giorni prima, quindi gli ho dato il prezzo in date diverse? Vuoi perché sono cambiati i prezzi, ci sono gli sconti, ci sono i saldi, eccetera? Allora mi viene quasi il dubbio che in realtà quello che io avevo iniziato a notare come concetto di prezzo, è importante ricordarselo, sia una cosa che è tipica o è legata fortemente alla pianta. Quindi, quindi che ogni pianta possa avere in un certo senso un insieme di prezzi diverso, ok? Perché se ci dicono di ricordare lo storico, probabilmente avrò che ne so, il ficus che c'è in vetrina ha una storia di prezzi che è diversa dal ficus che ho in magazzino. Pur essendo la stessa pianta, eppur probabilmente all'origine partendo con lo stesso valore di prezzo, ok? Quindi questo me lo annoto e vado a dire qua che il prezzo deve avere un valore, una data da cui è valido, ed è in qualche modo collegato a una pianta. Ok? Questa roba qua era di pianta, quindi mettiamola così. Ok? Mettiamoci anche qua un asterisco con una nota, tanto per ricordarci tutto, e diciamo ogni pianta, sì, la penna è andata a farsi friggere, ha una storia di prezzi, che è quello che ci è chiesto, no? Vogliamo memorizzare lo storico, quindi una storia di prezzi. Questo ci tornerà utile, no? Per dire occhio che ci sono tanti prezzi sulla singola pianta. Benissimo. Torniamo qua. La fase dopo dimentica il prezzo. Quindi del prezzo abbiamo detto tutto per ora. Cioè abbiamo detto che probabilmente non è il valore, ma è l'insieme di valore e data. E probabilmente ci saranno tanti insieme valore data associati a ogni singola diversa pianta, e anche se le piante sono le stesse avranno dei prezzi diversi, ok? Quindi delle sequenze di valore e data diverse. Dopodiché possiamo ancora ragionare un attimino sul prezzo e dire, va bene, come faccio a capire qual è il prezzo buono? Cioè tengo lo storico, ho detto che il prezzo per me è un valore, una data di inizio validità, quando ne avrò 10, perché ha cambiato 10 volte prezzo, come faccio a riconoscere il prezzo di adesso, quello corrente? Beh, quei dati lì sono più che sufficienti, vado a vedere l'ultima data. Cioè, di tutto l'insieme di prezzi che associa una pianta, quello che avrà la data più recente è quello corrente, ok? Quindi mi sembra di aver più o meno estratto tutta l'informazione che serviva. Posso mettermi un appunto mentale per dire, però poi magari non è tanto comodo, sarebbe tanto bello, non so ancora come, ma sarebbe tanto bello avere un modo più veloce per capire qual è il prezzo corrente, ok? Ma questa è una considerazione che faccio a mente, non annoto, la tengo lì per quando disegnerò il diagramma. L'importante del tornare indietro era controllare di aver preso tutto. Ho preso tutto perché la fase dopo inizia a cambiare argomento, quindi non sta più parlando dei prezzi. Non parla più dei prezzi e inizia a parlare dei fornitori. E dice, va bene, i fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore. Per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Quindi in realtà sono 4 le caratteristiche. Codice fornitore, codice fiscale, nome e indirizzo. Bene. Ah. Codice fornitore,
codice fiscale, nome e indirizzo. Ok? Andiamo avanti. No, troppo avanti, scusate. Il fornitore può fornire diverse specie di piante, ok? Quindi il fornitore è legato alle piante. Chi fornisce le piante è il fornitore. Quindi primo legame per il fornitore sarà pianta. Ok? Torniamo indietro. Tuttavia una pianta, abbiamo sostituito il nome, viene acquistata sempre da uno stesso fornitore. Quindi questo ci dice di nuovo che il fornitore è legato alla pianta, non ha aggiunto informazione. Quello che dicono queste due frasi sono solo come è fatto il collegamento fra pianta e fornitore. Okay? Allora, se andiamo qua giù e iniziamo a tirare le somme, ci accorgiamo che effettivamente quelli che avevamo inizialmente segnato come concetti importanti sono molto importanti, sono così importanti da poter essere considerati delle classi. Perché possono essere considerati delle classi? Hanno un nome? Sì. Hanno dei loro attributi che li distinguono da tutti gli altri e che ci dobbiamo ricordare per risolvere il problema? Sì, perché li abbiamo notati. Sono collegati con altre classi, in qualche modo? Sì, perché abbiamo detto che pianta è collegata a prezzo, e prezzo a pianta, ovviamente, e che fornitore è collegato a pianta. E in realtà non abbiamo finito, ma dovremmo anche dire che pianta è collegata a fornitore, di sicuro. Perché le ultime due frasi ci dicono proprio quello. Allora, tutti e tre i nostri concetti iniziali soddisfano i requisiti per essere una classe. Perché sono distinti, hanno delle caratteristiche, si relazionano fra di loro, bene, abbiamo delle classi. Come sottoprodotto abbiamo anche delle relazioni, perché sappiamo che i nostri collegamenti di fatto sono le relazioni. E quali collegamenti ci saranno? Ce ne saranno solo due, e saranno fra pianta e prezzo e fra pianta e fornitore. Ok? Quindi senza ancora aver iniziato nemmeno a scrivere il diagramma delle classi, io so già che topologicamente sarà una cosa così. Ok? Notate, non ho ancora messo nessun nome, ma ci sono tre concetti che si collegano con due relazioni, ok? E proprio se vogliamo rifare già dei ragionamenti iniziali, potremmo dire che questo è pianta, questo è prezzo, ad esempio, e questo è fornitore. Cioè, che la classe che ha due collegamenti che gli vanno addosso è pianta. E lo vediamo da lì, perché nei links, nell'ultima colonna, pianta ha due classi con cui è collegata. Ok? Quindi analizzando il testo ho già risolto il 95% dell'esercizio. Quello che devo fare adesso è aprire Style e iniziare a scrivere dentro le classi. Però il grosso è fatto. Mi manca qualcosina perché devo vedere bene come riempire qua, devo vedere come funzionano le cardinalità, ok? Quindi quante di una possono essere collegate con quante dell'altra, eccetera, ma il grosso è fatto. Allora, proviamo a far partire un attimo Asta. Forse. Facciamo un file nuovo. Benissimo. Abbiamo detto pianta, prezzo, fornitore. Quindi pianta, prezzo,
fornitore. Pianta. Nome latino, nome comune, codice, esotica o no, più il tipo che può essere d'appartamento o da giardino. Quindi proviamo a ricordarci di tutti intanto. Nome latino, nome comune, codice, esotica. Ok. Quindi, iniziamo ad aggiungere attributi. Nome. Il nome è una stringa, no? Poi. Nome. Comune. Codice. Ok. Esotica o no? Che ho sostituito. No, no, ho sbagliato io a scrivere. Perché ho sovrascritto quella precedente. Proviamo a vedere se si riesce a ingrandire. Ah. Meglio forse, non che gli sia piaciuto tantissimo l'ingrandimento. Ok, ci rimane il tipo da appartamento o da giardino, dove ce l'avevamo notati. Occhio che in realtà è una cosa sola con due valori, è una cosa sola con due valori. Il boolean è bellissimo, l'unico inconveniente è che il boolean non ha appartamento o giardino, ha 1 e 0, vero o falso? Quindi prendiamo una decisione drastica, decidiamo di dare un nome al nostro attributo da giardino o da appartamento e sappiamo che se non è uno è l'altro. Ok? Quindi qua possiamo dire aggiungi attributo, ad esempio is da giardino, due punti boolean. Quella lì rappresenta anche da appartamento perché so che è l'unica altra alternativa. Anche se non è esplicito, ok? Sì. No, la div la metto maiuscola, ma così la distinguiamo. Tanto. Ok. Notate, io alle booleane di solito tendo a prependere, a mettere davanti al nome dell'attributo un is, così ci ricordiamo che è booleana, ci dice è qualcosa oppure non lo è. So che le accentate italiane è brutta da scrivere in questi programmi, quindi è meglio l'inglese. Ok, pianta l'abbiamo fatto. Prezzo abbiamo detto che ci serviva. Il valore e la data di inizio, di sicuro. La data di inizio validità. Ed erano le uniche due cose che ci servivano. Quindi iniziamo a mettere come attributi. Valore. Currency è un oggetto che tiene un numero e un'unità di misura monetaria, ok? Quindi è quello più comodo per rappresentare un valore monetario. Poi abbiamo detto una data di inizio validità, chiamiamolo data di inizio, che sarà un date. E poi abbiamo sempre quell'appunto mentale che diceva vediamo poi se riusciamo a fare in modo di scoprire facilmente qual è il prezzo corrente. Ok? Sì. Benissimo. Sì. Come faccio a accorgermene? Di chi? Di chi l'attributo però? Del prezzo.
potrei metterlo come attributo di prezzo, potrei mettere un attributo booleano che dice in vigore o non è in vigore, corrente o non corrente, è una soluzione. Stiamo facendo progettazione, ci sono almeno 10 soluzioni valide possibili, però sì, sarebbe una soluzione, sarebbe valido. Questo però significa che abbiamo applicato il nostro appunto mentale. Come facciamo a fare in modo che si riconosca il prezzo in vigore dal prezzo storico? Andando ad aggiungere un attributo a prezzo che dice è in vigore oppure no. Posso farlo così, oppure posso decidere di aggiungere una data che mi dice da quando è finito quel prezzo. Se quel prezzo è finito, cioè non è più valido, allora è passato. Se il prezzo non è ancora finito, allora è presente. Due soluzioni identiche come validità, ok? Assolutamente identiche. Quindi per cui, per uniformarci la soluzione che avete da scaricare, mettiamo la data di fine, ma è uguale a mettere il booleano, ok? Sono tutte e due corrette, importantissimo notarlo. Questo ve lo metto solo perché così vi ritrovate esattamente la stessa soluzione che c'è online, ma se questo fosse is corrente, due punti, boolean, perfetto, va bene uguale. Ok? Perché risponde alle esigenze di rappresentare il prezzo in vigore. Copre tutte le esigenze nel modo minimo, non aggiungendo nient'altro. Stessa cosa qua. Qua è implicito. Cioè, quando questa roba qua non sarà riempita, vuol dire che è in vigore. Quindi equivale ad avere l'altro. Ok. Fornitore. Fornitore, ci eravamo segnati da parte, codice fornitore, codice fiscale, nome e indirizzo. Quindi, codice fornitore, codice fiscale, nome, e indirizzo. Ok, tutte stringhe, perché di fatto sono tutti pezzi di testo, ok? I codici li lasciamo stringa perché è il modo più generale per rappresentare un codice. Tipicamente un codice, per essere univoco, o è un numero molto grande o un insieme di numeri e lettere. Un codice fiscale, ad esempio, numeri e lettere, è l'unico modo per mantenerli univoci, avendo grandi numeri, ok? Quindi teniamoli pure stringhe senza problemi. Benissimo, abbiamo definito le classi, ci rimanevano i nostri link famosi, le relazioni, che abbiamo detto essere da fornitore verso pianta e da pianta verso prezzo, ok? Abbiamo disegnato nel nostro schemino mentale, avevamo disegnato pianta, fornitore, prezzo, ok? Benissimo, quindi iniziamo a tirare le relazioni. Ok? Quindi le abbiamo collegate, diamogli un nome. Gli diamo un nome perché così è più facile poi interpretarle. Il nome si mette da qua di fianco. Allora un fornitore fornisce, dal testo dice fornisce una pianta. Ok? Quindi fornisce con la direzione verso la pianta. Avete notato che io ho cliccato prima su fornitore e poi su pianta, facendo così do la direzione in quel senso. Se volessi invertirla schiaccerò prima su pianta e poi su fornitore. Stessa cosa qui, per il prezzo, una pianta avrà un prezzo. Quindi proviamo a usare A.
A, vedete che la direzione è in giù perché va da pianta a prezzo. Allora, l'ultimo passo che ci rimane da fare per finire il nostro schema concettuale è andare a capire quelle relazioni lì, quanti elementi di un tipo e quanti dell'altro coinvolgono, cioè definire le cardinalità. Allora, partiamo dalla relazione pianta-fornitore. Perché dico partiamo da lì? Beh, perché già prima avevamo notato che c'erano due frasi che parlavano sostanzialmente di quello. Quindi le riprendiamo e andiamo a leggerle bene. La frase ci dicono: il fornitore può fornire diverse specie di piante. Ok? Quindi alla domanda che mi farò, quante piante può fornire un fornitore? Da una a infinito. Da una, perché se non ne fornisce nessuna non è un fornitore. Ok? Viceversa dice, tuttavia una pianta viene acquistata, diciamo viene fornita, sempre dallo stesso fornitore. Quindi, data una pianta, da quanti fornitori può essere fornita? Che è l'altra domanda inversa. Uno. Traduciamolo nello schema. Allora, ciascun fornitore quante piante può fornire? Abbiamo detto che ne poteva fornire da uno infinito. Ok? Quindi, si parte dal sorgente della nostra frase, dal soggetto. Ciascun fornitore quante piante può fornire? Il quante lo metto qua. Ok? Quindi seguo la direzione della freccia. Benissimo. Che significa? Un asterisco. Ok? Viceversa, ogni pianta, ogni singola pianta, da quanti fornitori può essere fornita? Uno, lo diceva la frase. Ok. Quindi sempre seguo, per dare cardinalità, seguo il senso della relazione leggendola. Con quello di partenza, il soggetto è per ciascuno di questi, quanti negli altri. Stesso ragionamento sul prezzo, quindi ciascuna pianta quanti prezzi può avere? Provate a rispondermi. Andiamo a leggerlo. Andiamo a leggerlo, ciascuna pianta quanti prezzi può avere. Il testo ci dice, per ogni pianta un rivenditore è interessato a mantenere, oltre al prezzo in vigore, quindi uno di sicuro ce l'ha, la storia dei prezzi passati, quindi ne ha più di uno, tanti quanti sono i prezzi che ha avuto. Per cui, quando ritorno qua e devo rispondere alla domanda, ciascuna pianta quanti prezzi può avere? Da uno a infinito. Quindi qua... vediamo se riusciamo a dargli la moltiplicità. Non questa, l'altra. Scusate, ricominciamo. Ok? Viceversa. Ciascun prezzo. A quante piante può essere associato? Beh, abbiamo detto che ogni pianta ha la sua lista di prezzi storici e ogni lista può essere diversa. Ok? Anche se le piante a un certo punto della storia costano lo stesso valore. Quindi un prezzo può essere associato a una e una sola pianta. Quindi qua sarà. Scusate. Uno. Ok? E così abbiamo finito. Questa qua è la rappresentazione completa del nostro enunciato. Copriamo tutto.
Vogliamo sapere lo storico dei prezzi? Bene, diciamo, data una pianta, dammi l'elenco di tutti gli oggetti prezzo che sono associati a quella pianta. Io ho lo storico. Voglio sapere il prezzo corrente? Prendo l'oggetto fra gli oggetti prezzo associati a una pianta, quello che non ha la data di fine. E così via. Quindi le domande che mi devo fare alla fine sono: con questa struttura copro tutto quello che c'è scritto nell'enunciato? Sono in grado di soddisfare tutti quei requisiti? Se la risposta è sì, allora posso considerare lo schema corretto. Ok? Questo significa, come vi dicevo prima, che ci possono essere schemi equivalenti, cioè schemi diversi che risolvono correttamente il problema di rappresentare l'enunciato. E progettazione, ci sono tanti stili di progettazione diversa, ognuno lo può applicare. Posso distinguere se è meglio uno schema rispetto a un altro andando a valutare quanto è completo e quanto è minimo, ok? Quanto è completo ci dice corretto o non corretto essenzialmente. Se ci sono degli aspetti che il mio schema non copre, non va bene, non posso fermarmi, devo andare avanti. Quanto è minimo mi dice quanto sono stato bravo a rappresentare il problema. Ovvero sia, meno informazione inutile c'è dentro, meglio è. Qui ci sono informazioni inutili. Una, ne abbiamo aggiunta una. Questa. Ma non è inutile, perché dovevamo distinguere il prezzo in vigore. Quindi avremmo aggiunto, avremmo cambiato il tipo di attributo, ma avremmo comunque aggiunto un attributo. Ok? Quindi siamo in condizione minima. Abbiamo rappresentato il minimo numero di classi, lo stesso che avevamo evidenziato analizzando i requisiti, e il minimo numero di attributi. Ok? Quando invece si iniziano a ma mi serve ancora questo, lo aggiungo, eccetera, e poi vado a vedere non c'è nei requisiti, probabilmente sto modellando in modo non ottimale. Ok? È un warning per dire, sto aggiungendo delle cose che non c'erano, davvero servono? Oppure non sto facendo il meglio? Ok. Questo è il primo. Sì. Benissimo. Benissimo. Però poi dal 2 di febbraio al 4 scatta la festa delle rose e la rosa cambia prezzo, mentre l'altra pianta no. Ok, benissimo. Quindi, secondo quello che stai dicendo, nel primo periodo c'era un oggetto solo prezzo che era associato a due piante, nel periodo successivo ci sono due oggetti prezzo differenti associati a due piante differenti. Quando faccio lo storico, di chi è quel prezzo? Quello che era associato a tutti e due, diventa difficilissimo, no, difficile in questo caso perché non è un problema, però in generale diventa difficilissimo andare a creare la storia, perché dovrò sempre, per ogni prezzo, andare a dire, ma questo di chi era? Perché è di due cose in contemporanea. Dipende dal momento. Esatto, dipende dal problema che si applica. In ogni caso, violerebbe il fatto che il prezzo è di una pianta sempre. Non sarebbe uniforme il comportamento, perché sarebbe a volte di una, a volte di tante. Proviamo a modellare solo lì, il fatto che a volte di una, a volte di tante. Dobbiamo mettere un asterisco e poi iniziare a remare. Quindi è molto più semplice averli separati. Questo significa che tutte le piante che hanno lo stesso valore di prezzo avranno ciascuna un oggetto prezzo diverso, associato. Ragioniamola un po' in termini di classi. Si chiamano classi perché? Perché questo non è il prezzo, non è l'etichetta che attacca la pianta, ma è la famiglia delle etichette. Mentre quando vado a ragionare sulle cardinalità, vado a ragionare sull'etichetta fisica. E quindi dico, a questa pianta quante etichette fisiche attacco?
L'etichetta fisica che attacco a questa pianta è la stessa di quella di un'altra? No. Quello è il ragionamento che ci aiuta a capire bene all'inizio. Ok? Quindi qua siamo astratti, definiamo le famiglie. Le famiglie come si collegano fra di loro le famiglie. Per definire le cardinalità dei collegamenti, ragioniamo sugli elementi della famiglia, sugli oggetti fisici. Ok? Classi, quelli su cui invece ragioniamo per calcolare le cardinalità, si chiamano istanze. Quindi andiamo a dirci, per ogni istanza di pianta, quante istanze di prezzo ci sono e viceversa. È una distinzione sottile, però è importante. Ok. Ci sono altre domande? Proviamo a vedere quello più complicato, poi facciamo pausa. Ok. Ah, il secondo esercizio era lungo, tant'è vero che sono ben due slide. Ok. Quindi ce lo prendiamo con calma, lo leggiamo tutto una volta, iniziamo a notare come è diviso e poi rifacciamo lo stesso lavoro. Allora, dice, una catena di centri noleggio di DVD vuole valutare lo sviluppo di un sistema informativo per la gestione delle attività. Secondo voi qua dentro c'è qualcosa di utile, minimamente? Cioè dobbiamo tenere conto per individuare classi, relazioni o cose del genere? No, è contesto. Ok? Quindi se proprio vogliamo iniziare a notare, benissimo, penna, ok, il nostro testo, qua ci scriviamo contesto, vabbè, non c'è stato, non importa, ok? Non ci serve a niente. Dal punto di vista della nostra analisi, questa roba qua possiamo tranquillamente fare così e tirargli una bella riga sopra. Non lo leggeremo mai più. Sappiamo che stiamo parlando di centri di noleggio di DVD. Poi dice, ogni centro di servizio è identificato attraverso un codice numerico univoco. Sappiamo che, però prima diceva centri di noleggio, adesso centri di servizio. Sinonimi. Non solo sinonimi, importanti, perché stai iniziando a descrivere che cos'è. Ok? Quindi, ritornando alla tabellina, ci sarà centro di servizio, ok? Che ha come sinonimi centro di noleggio. Ok? Identificato attraverso un codice numerico univoco, inoltre viene riportato l'indirizzo del centro e il numero di telefono. Benissimo, quindi qua stiamo parlando dei centri di servizio. Ok? Scritto di fianco così mi ricordo dove la parte. Centri di servizio, non si legge ma ve lo dico. Poi, quello dopo dice, la base dati contiene le informazioni relative a tutte le persone impiegate presso la catena. Vabbè, andiamo avanti. Se ne era mai parlato prima di una base dati? No. Non se ne era mai parlato prima, ci interessa? Ma probabilmente no, però vediamo. Ok? Perché è uno strumento. Se io le tengo in uno schedario è uguale, chi se ne frega? Sto analizzando il problema, no? Quindi vediamo dove vogliono andare a parare. Per ciascun impiegato sono noti il codice fiscale, il nome, il titolo di studio e il recapito. Ah, questo è importante. Perché me l'ha di nuovo descritto, mi ha dato degli attributi. Ok? Quindi, ritorno giù e dirò altra probabile classe impiegato. Poi qua sopra evidenziamo quello che erano le cose importanti. Quindi avevamo detto che era importante centro di servizio e adesso abbiamo detto che è importante impiegato. Poi dice, il codice fiscale permette di identificare univocamente l'impiegato all'interno della base dati. Cosa ci dice questa frase? Beh, che l'impiegato ha un dato in più, il codice fiscale. Anzi, in realtà ce lo dicevo già prima. Ci dice a cosa serve. Va bene, grazie.
nessuna informazione in più sull'impiegato. Sapevamo che aveva un codice fiscale, dopo aver letto la frase sappiamo che ha un codice fiscale. Sappiamo che serve a identificarlo, ma va bene, è finita lì. Poi dice, gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro a seconda delle esigenze. Quindi qua mi sta iniziando a dire cosa hanno a che fare i centri con gli impiegati. Quindi questo è un link probabilmente, iniziamo ad avere un po' l'orecchio teso per un possibile collegamento. Dice, si vuole pertanto tenere traccia di tutti gli intervalli di tempo in cui un impiegato ha prestato servizio presso un centro e della carica che ha rivestito in quel periodo. Quindi che cos'è per me importante? Non è intanto importante l'intervallo di tempo da solo, ma questa frase mi sta dicendo occhio che quello che è importante in questo problema è l'insieme, intervallo di tempo, carica. Ah, questa roba qua devo dargli un nome. Ok? Perché se è importante e devo tenerne conto, probabilmente sarà dal lato delle classi, ma non so che nome dargli, diamogli un nome. Beh, la carica presso un qualunque ente per un certo intervallo di tempo potrebbe essere scritta con un nome tipo incarico. No? Ti do l'incarico di fare il cassiere presso il centro. Domani avrai l'incarico di magazziniere presso un altro centro. Ok? L'incarico è che cosa fai da quando a quando. Benissimo. Allora, abbiamo creato un artificio, cioè una roba che non c'era ma che serve per rappresentare il concetto importante che è la coppia. Bene. Allora andiamo subito a annotarcelo prima di dimenticarlo. E metteremo incarico. E qui diciamo è una mansione o una carica in un centro per un certo tempo. Ma questo è importantissimo, scrivere la descrizione perché dobbiamo ricordarci che cos'è, perché l'abbiamo inventato noi, ok? Benissimo. Allora adesso iniziamo a avere anche più facilità a riempire questi collegamenti, perché ci diceva il nostro testo, tornando indietro, gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro a seconda delle esigenze, si vuole tenere traccia di intervalli di tempo in cui un impiegato ha prestato servizio presso un centro, ok? Il che, riassunto, vuol dire che, se non si inchioda il tutto, abbiate pazienza un attimo. Si è arrabbiato. Comunque, mentre forse si riprende, significa che io nei link dovrò dire che l'impiegato ha un incarico in qualche modo, quindi l'impiegato e l'incarico sono collegati, e l'incarico è presso un centro, quindi anche l'incarico e il centro sono collegati in qualche modo. Ok? Ora. Vediamo se si riprende, no? Vabbè, questo è. Eccolo che si è ripreso, basta minacciarlo. No, non è vero che basta minacciarlo. E allora, se non basta minacciarlo, lo uccidiamo.
Ok, va bene, ci siamo persi la notazione, ma niente di che. Allora, velocemente, avevamo detto centro di servizio, impiegato e incarico. Ok? Incarico è carica per un certo tempo in un centro. Collegamenti, abbiamo detto che impiegato è collegato a un incarico, che un incarico è collegato a un centro di servizio e viceversa, ok? Quindi se proprio vogliamo essere completi diremo che il centro di servizio è collegato all'incarico, l'incarico all'impiegato, qua. Ok, e così abbiamo rappresentato tutto. Va bene, proviamo a tornare indietro. Qua avevamo cancellato questo pezzo qua, che non serviva. Avevamo detto che questo era il centro. Questo qua erano, da qui a qui, gli impiegati, diciamo così, impiegati, ok? E qui stiamo parlando qua sotto degli incarichi. Ok, andiamo avanti. Dice, i fin disponibili presso la catena, oh voilà, ci siamo dimenticati dei centri degli incarichi di impiego, è come se fosse un nuovo testo, qua. Complice il fatto che si sono divisi su due slide diverse, però è proprio un nuovo testo, sta parlando di cose diverse. Quindi ha finito tutta la descrizione di quei tre concetti che avevamo identificato e ne sta introducendo di nuovi. E dice, i fin disponibili presso la catena sono identificati dal titolo e dal nome del regista. Ok, quindi dati del film, quindi qua importante film, sono identificati dal titolo, nome del regista, inoltre sono noti l'anno in cui il film è stato girato, vabbè, un'altra caratteristica del film, l'elenco degli attori principali del film, un'altra caratteristica un po' più difficile da gestire perché è un elenco, ok. Il costo di corrente di noleggio del DVD, i film disponibili presso la catena in cui il film in questione rappresenta, ed eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione remake. È una frase che è già difficile da leggere in italiano, ma possiamo fare due considerazioni. Uno, DVD e film qua sono la stessa cosa. Siamo in un centro di distribuzione di DVD. Quindi, prima cosa che andiamo a mettere qua giù nella nostra tabella è film, sinonimi, DVD. Ok? Poi, seconda considerazione, l'ultimo pezzo che dice, tagliamo tutto quello che non ci serve. Quindi sono inoltre noti i film disponibili presso la catena, tutta la catena, di cui il film in questione rappresenta la versione remake. Questa roba qua è un link. È un link fra cosa? Fra film diversi, o meglio, fra film di cui uno è l'originale e gli altri sono i remake. Per cui, qua sotto, nei link, film è collegato a film.
di sicuro, ok? Poi andiamo avanti, dice, per ogni film è nota la collocazione all'interno di ciascun centro di servizio, a film collegato a centro di servizio, ok? Quindi posso già fermarmi, non andare oltre e dire che film come collegamento non ha solamente film ma anche centro. Metto solo centro per dire, ah, facciamo centro di servizio, così lo distinguiamo. Ok? Centro di servizio. Come è collegato? Ecco che ce lo racconta. In particolare sono noti il settore, la posizione all'interno del settore e il numero di copie in cui il film è disponibile. Ok? Quindi sappiamo per ogni centro di servizio dove si trova il film e quante copie ce ne sono. Dove si trova viene specificato ancora meglio dicendo ciascun settore viene identificato attraverso un codice numerico univoco all'interno del centro di servizi e dal codice del centro di servizio stesso. Ok? Va bene. Probabilmente sappiamo che quelle due informazioni lì sono importanti per definire la collocazione di un film. Cioè io devo sapere in quale settore è il film, dovrò sapere il suo codice. E devo sapere a quale centro, in quale centro è collocato. Con quelle due informazioni, codice del settore e codice del film, ho identificato univocamente il settore e poi posso usare la posizione per sapere come trovare il film. Ok? Quindi sono dati in più, ma sempre sulla stessa relazione che c'è fra film e centro di servizio. Ok. Quindi se vogliamo ricordarci, questa qua è il link film verso centro di servizio. È lunghissimo, quindi sarà una relazione mediamente complessa, ok? Cioè qualcosa che non è probabilmente una semplice linea, sarà qualcosa di più. Poi, per ogni film sono noti i centri di distribuzione da cui è fornito, vabbè, a parte anche l'italiano, quindi ogni film viene fornito da un centro di distribuzione ad un costo, ok? Quindi che cosa ci sta dicendo questa frase? C'è un'altra entità in più che è apparsa e si chiama centro di distribuzione. Vedremo se vale la pena rappresentarla come classe, ma se non altro è una buona candidata perché è già in relazione con film. Ok? Quindi film, nella nostra tabellina, avrà ancora come relazione sempre centro, ma di distribuzione. Centro di distribuzione. Ok? E l'ultima entità che rappresentiamo per ora è il centro di distribuzione. Ok? Benissimo. Torniamo su. Dice, per ogni film sono è il costo relativo. Tali centri di distribuzione sono caratterizzati dal nome del centro di distribuzione e da un recapito e sono identificati attraverso un codice numerico. Perfetto, sappiamo che valeva la pena rappresentarlo come classe a questo punto, perché oltre a partecipare a un link, a un collegamento, ha anche dei dati suoi. Quindi siamo tranquilli. Ritorniamo indietro e pian piano riempiamo tutte le caratteristiche. Ok? Quindi torniamo indietro. Per fare le cose bene dobbiamo sostituire i sinonimi. Ne abbiamo pochi fortunatamente, abbiamo visto che di sinonimi c'era DVD e film, per ora ne abbiamo segnati. In realtà ce n'era un altro che era centro di servizio e centro di noleggio, però centro di noleggio l'abbiamo tolto perché era nell'introduzione. Centro di servizio e centro di distribuzione sono due cose ben diverse, tant'è vero che le relazioni con l'uno e con l'altro sono descritte in due punti diversi del testo, ok? Quindi non sono sinonimi. Benissimo. Allora, partiamo dal centro di servizio, dicevo, ogni centro di servizio è identificato attraverso un codice numerico, univoco, numerico, intero, probabilmente,
E inoltre viene riportato l'indirizzo del centro ed il numero di telefono. Quindi, centro di servizio avrà codice intero, ricordiamocelo, perché è numerico, ha detto, no? Poi, numero di telefono, e poi era, scusate, torno indietro, l'indirizzo. Ok? Estratto dal testo. Poi, la base dati contiene le informazioni relative a tutte le persone impiegate presso la catena, chi se ne frega. Frase inutile. Ok? Poi, per ciascun impiegato sono noti il codice fiscale, il nome, il titolo di studio e un recapito, dati dell'impiegato. Quindi, me li sono già dimenticati. Codice fiscale, nome, titolo di studio e recapito. Quindi, codice fiscale, nome, titolo di studio e recapito. Ok? Poi, il codice fiscale permette di identificare univocamente l'impiegato all'interno della base dati. Ci dice qualcosa in più? No? Bene. Via. Non serve. Ok? Poi, gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro a seconda delle esigenze. Relazione impiegato centro, in qualche modo. E si vuole pertanto tenere traccia di tutti gli intervalli di tempo in cui un impiegato ha prestato servizio presso un centro e della carica che ha rivestito in quel periodo. Questo è l'incarico, l'avevamo chiamato incarico. Quindi incarico, l'avevamo scritto in modo informale, adesso possiamo dire che in realtà questa roba qua sarà la carica ricoperta, ok, e l'intervallo di tempo, cioè inizio fine. Data di inizio ok, facciamo così, giusto per dire che la colonna è sbordata ma è sempre quella della descrizione. Ok, avanti tutta. Film, i film disponibili presso la catena sono identificati da titolo, nome del regista e sono inoltre noti l'anno, allora titolo, nome e anno intanto, ok? Titolo, nome, regista, anno, ok. L'elenco degli attori principali del film. E qui è una informazione un po' implicita, perché è un elenco, quindi è un attributo del film in un certo senso, no? Il fatto di avere un elenco di attori. Però ogni attore è un'entità sé stante, avrà qualche cosa che lo caratterizza, che lo caratterizza. Come faccio a distinguere un attore dall'altro? Nome e cognome, ad esempio. Minimo, magari c'è anche qualche omonimo, ma almeno quello devo avere. Quindi forse in realtà l'attore è un qualcosa di più complicato, che però è parte, un attributo di film. Allora forse mi conviene rappresentarlo qua e dire che questo è attore, cioè c'è un attore, per distinguere l'elenco degli attori, quindi gli attori gli uni dagli altri li dovrò distinguere in qualche modo, ad esempio memorizzando nome e cognome,
e il link, perché qui possiamo scriverci un attributo di film. Ok? Quindi in qualche modo questa roba qua è una relazione con film, in realtà sarebbe un tipo di relazione particolare, poi noi possiamo rappresentarlo come vogliamo, è una relazione particolare perché vuol dire che quella classe lì è proprio una caratteristica del film, ok? Però, scusate il ragionamento contorto, ma per arrivare a concludere poi quando disegniamo il diagramma delle classi, che cosa usiamo, che cosa disegniamo? Se fosse un attributo da solo, avrei un attore per film. L'attributo del film non è l'attore in sé, ma è la lista degli attori, ok? Quindi è vero che è un attributo da film, ma esattamente nella relazione con film come era prima il prezzo con la pianta. Anche prima la pianta aveva una lista di prezzi, adesso il film ha una lista di attori, non cambia nulla. Quindi non è un attributo di film, ricordiamocelo, ma sarà semplicemente un collegamento con film, ok? Quindi abbiamo estratto una classe in più per modellare quel pezzettino di frase e anche una relazione che ci dice che tanti attori saranno collegati a un singolo film. Benissimo. Poi dice ancora, il costo corrente di noleggio del DVD ed eventualmente del film, ok? Perché abbiamo detto che DVD e film li consideriamo sinonimi, quindi film. Ed eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione remake. Il che significa che film avrà ancora, scusate, ritorno indietro, il costo e basta. Gli attori li abbiamo già considerati, quindi qua c'è costo. Ok? Benissimo. C'è il costo. Cosa c'è altro? Tutto quel pezzo di testo è relazione da film a centro servizi. Quali sono le caratteristiche di questa relazione? È che la collocazione, che è la nostra relazione, viene specificata dando il settore, la posizione all'interno del settore e il numero di copie in cui il film è disponibile. Dove il settore viene identificato da un codice univoco, che è univoco quando è in coppia con il centro di servizio. Però abbiamo detto che questa qua è una relazione fra film e centro di servizio, allora non è una relazione facile, non è una relazione linea retta, ma è una association class, cioè una linea retta con associata una classe che la descrive, ok? E in particolare in quella classe che rappresenta la relazione dovremo tenere conto delle caratteristiche della relazione, che sono il codice del settore in cui è posizionato il film, la posizione e il numero di copie. Ok? Quindi qua giù, noi non l'avevamo scritto, mettiamocelo qua come asterisco perché non è una classe, ok? Cioè non è solo una classe, però qui ci sarà collocazione. Ok? L'asterisco lo rimettiamo, scusate, anche qua, sul link da film a centro di servizio, per ricordarci che collocazione è quel link. E come descrizione metteremo codice settore, poi posizione e numero di copie. Ok? Perfetto, e con questo ci siamo mangiati quel blocco lì di testo.
L'ultimo blocco dice per ogni film sono noti i centri di distribuzione da cui è fornito e il costo relativo. Quindi c'è un collegamento, abbiamo detto, fra centro di distribuzione e film, e anche qui il collegamento sarà descritto da un attributo, il costo. Ok? Quindi ci sarà un'altra association class che possiamo chiamare costo, ad esempio, per facilità, e oppure fornitura, fornisce, il centro fornisce un film a un costo. Ok? Quindi mettiamoci qua sotto sempre un altro asterisco. Fornisce, anzi mettiamoci l'asterisco cerchiato così poi andiamo a vedere dove, e abbiamo detto costo. Allora qua l'asterisco cerchiato è qua. Ok. Tali centri di distribuzione sono caratterizzati dal nome del centro di distribuzione, da un recapito identificati da un codice numerico, gli ultimi tre attributi che ci mancano. Quindi centro di distribuzione, codice numerico, nome e recapito. Quindi nome, recapito, codice numerico. Ok? Benissimo. A questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per scrivere il diagramma delle classi. Entro certi limiti, perché dobbiamo poi ovviamente calcolarci tutte le cardinalità, definire meglio i vari tipi, eccetera, però il grosso è fatto. Allora, vediamo di andare sul nostro un altro class diagram. Partiamo con calma. Allora, scusate solo un attimo, avviciniamo un po'. Allora, questa è anche registrata. Dicevamo, centro di servizio, prima classe, con codice, numero di telefono e indirizzo. Quindi, centro di servizio, che come attributi ha codice, stringa, poi nome, stringa e indirizzo. Ok? Vediamo un po' se era così. Codice, numero di telefono e indirizzo, scusate, quindi questo qua è il numero di telefono. Il numero di telefono lasciamo pure string perché, beh, a parte che adesso i prefissi iniziano col, si mette più 39, eccetera. Ok? E poi non è un numero, non necessariamente poi un numero intero, ok? O meglio, è un numero intero, ma non è, se lo lasciamo come un numero intero non sappiamo più distinguere qual è il prefisso, qual è il prefisso se è un cellulare ad esempio, se non lo è e così via. Tipicamente si scrivono con degli spazi o con dei trattini. Quindi lasciamole pure stringa. Ok, poi entità successiva che era l'impiegato. Codice fiscale, nome, titolo di studio e recapito. Ok? Quindi
mettiamolo qua giù, impiegato, che non è impiegato, ok. Allora, codice fiscale. Poi, titolo di studio. Ok, magari minuscolo, va così. Ma non guarda. Poi avevamo detto nome e recapito. Quindi nome, stringa, recapito, a sua volta sarà una stringa. Ok. Vabbè. Ok. Poi incarico. Incarico, cioè la carica per un tempo in un centro, era una classe che aveva come attributi carica, data di inizio e data di fine della carica. Quindi mettiamola qua al centro. Incarico. Carica string data di inizio, che è una date, e data di fine dell'incarico, che a sua volta è una date. Ok? Poi andiamo avanti con l'entità o con le classi. Film, che ha titolo, nome regista, anno e costo. Quindi mettiamolo qui. Film, allora titolo, che è una stringa, nome regista, che a sua volta è una stringa, anno di ok, anno di produzione, che è un intero, poi costo, che è una currency, ok, lista degli attori, che abbiamo detto che rappresentavamo come classe attori collegata a film, giusto? Quindi, già che siamo qua, rappresentiamo la classe attore. Quindi, attore, che avrà un nome, e un cognome. Andate, CTRL R, cognome. Ok. Poi centro di distribuzione, che ha nome, recapito, codice numerico. Nome, che è una stringa,
tiriamolo un goccio più su, recapito, stringa e numero di telefono. Ok? Poi ci rimanevano gli asterischi. Asterisco collocazione, asterisco fornisce. Fornisce. Collocazione e fornisce sono asterischi perché sono in realtà, abbiamo detto, delle associazioni. Ok? Beh, partiamo da queste che sono le più difficili. Asterisco collocazione dov'era? Era su e serviva per collegare un film a un centro di servizio. Ok? Quindi sarà un'association class, che è questa qua in alto, lassù, e andrà da film a centro di servizio. Questa la mettiamo qua, abbiamo detto che si chiama collocazione e collocazione avrà come attributi, abbiamo detto, il codice del settore, la posizione del film e il numero di copie. Quindi, codice settore, codice settore stringa o intero a piacere, non è dato saperlo, adesso controlliamo però. Poi, posizione. Anche qua andiamo poi a controllare che cos'era, di che tipo, e numero di copie, che questo invece è un intero. Ok? Allora, abbiamo detto che avevamo un dubbio su che codice settore e posizione, per sapere se fossero interi o string, andiamo a vedere sul testo un attimino. Settore identificato attraverso un codice numerico univoco, quindi è un intero, non è una stringa. La posizione all'interno del settore non dice nulla, ok? Quindi noi ritorniamo qua, prendiamo il codice settore e lo modifichiamo in intero, ok? Quindi una volta riempiti i dati, sempre ricontrollare tutti i passaggi perché si tratta di andare a ridefinire le quisquilie, i tipi e quelle cose lì. Benissimo, l'altra parte difficile, l'altro asterisco era il collegamento che c'era, dove? Fra il centro di distribuzione e il film, ok? Ed era, fornisce il film a un determinato costo, ok? Quindi ci sarà un'altra association class che parte dal centro di distribuzione, va a film, si chiama fornisce ed ha come attributo un costo che in quanto tale sarà una currency. Mettiamola un po', scusate l'affollamento, ma perché così almeno è grande riuscite a leggere. Proviamo a fare così, tanto questo non serve. Un po' meglio forse. Ok. Abbiamo già due relazioni, ci mancano ancora tutte le altre. Ok? Ritorniamo indietro dove avevamo fatto le nostre annotazioni e andiamo a vedere cosa avevamo segnato. Avevamo segnato che l'impiegato era legato all'incarico e che l'incarico era legato al centro di servizio, ok? Benissimo. Il che significa che l'impiegato è associato all'incarico e che l'incarico è associato in qualche modo al centro di servizio, ok? Dopodiché
avevano detto ancora che il film è associato a un film. Quindi, se il film è associato a un film, avremo un collegamento che parte dal film e arriva sul film. Ok? Ingrandiamolo un pochettino. Poi, ancora, film e attori. Avevamo detto che gli attori partecipavano, diciamo, facevano parte del film. Allora ci sarà un'associazione da attore a film. Ok. Più o meno dovremmo averle fatte tutte. La lista dei link è vuota, è finiti, sono finiti. Bene. Iniziamo a ragionare sulle cardinalità, che è la parte più complicata qua, ok? Partiamo dalla relazione più semplice in assoluto. La più semplice da ragionare è quella lì che si richiude su se stessa, su film, perché vado da un film all'altro, mi aspetto che sia facile da trattare. Andiamo a vedere com'è definita. Fra l'altro c'è una frase apposita che dice: eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione remake. Ok? Quindi per ogni film originale quanti remake possono esserci? Da 1 a infinito, da 0 a infinito, diciamo, se proprio vogliamo essere precisi. Viceversa, ogni remake quale originale ha? Uno e uno solo. Benissimo. Allora, significa che qua, intanto a questa relazione qua, diamo un nome e la chiamiamo remake. Ok? Allora, ciascun film, di quanti film remake abbiamo detto da 0 a infinito. Giusto? Benissimo. Ciascun film è l'originale di quanti remake? Remake è un po' ambigua. Vedete che come la sto dicendo già mi vengono dei dubbi, a voi vengono dei dubbi, eccetera. Quindi occhio. Ok, nomi. Perché? Film e remake dell'originale. Allora, se io percorro la reazione in quel verso lì, mi sono fatto la domanda sbagliata. Ciascun film, di quanti film può essere remake? Quello vuol dire la reazione. Uno. Quindi occhio sempre ai nomi, perché i nomi, se sono generici e non riusciamo a renderli più specifici, ci traggono in inganno, perché dicendo la frase a noi stessi invertiamo a volte i ruoli, ok? Quindi film, remake di film vuol dire che di quanti film può essere un remake, un determinato film, uno e uno solo. Viceversa, andando al contrario, un attimo solo finisco, zero asterisco, ovvero sia un originale può avere da 0 a infiniti remake. Adesso allarghiamola un po' così riusciamo a distinguere. Ok, provo a... Poi se moriamo di caldo riapriamo. Allora, quindi remake era la più facile, ma già solo leggendola male è facile sbagliare, quindi bisogna proprio fare attenzione. Ok, benissimo. Andiamo su quelle un po' più difficili. Non tanto ancora. Prendiamo attori e film, che sappiamo già com'è fatta. Sappiamo già com'è fatta perché è uguale a pianta prezzi. Ok? Quindi gli diamo un nome,
per prima cosa, così vediamo bene il verso. Ad esempio, partecipa. Quindi un attore partecipa a un film. Allora, seconda reazione. Un attore a quanti film può partecipare? So, quanti film può partecipare un attore? Beh, ho zero o infiniti, nel senso, ok? Però, dato che il film in questione è quello che abbiamo, se l'attore è nel nostro database, o ci ha partecipato, oppure non sarebbe nel database, no? Ok. Proviamo a invertire l'altro. Vedete che anche le reazioni più semplici iniziano a darci un po' fastidio ogni tanto, no? Vediamo l'altra. Per ogni film, quanti attori possono partecipare a quel film? Da uno a infiniti. Almeno uno, se no non c'è il film. Quindi, proviamo a disegnare bene le cardinalità e a seguire la reazione. Allora, abbiamo detto, per ogni film, ma scritto, quanti attori possono aver partecipato a quel film? Uno infinito, no? Ogni attore a quanti film può partecipare? Uno infinito. Sarebbe così, no? Perché se no non avrebbe partecipato. Non sarebbe una reazione. Ok? Ora, zero infinito o uno infinito non hanno grande differenza, eh? Sono sfumature. Significa che quel campo lì potrà essere lasciato vuoto o no. In realtà, volendo proprio fare il fine, andare a distinguere ancora 1-0, ragionando nuovamente bene la relazione, dicendo per ogni ciascun film quanti attori partecipano, se proprio vogliamo potremmo mettere 0. In un documentario non c'è nessun attore che ha un nome o un cognome, eppure un documentario c'è. E magari l'abbiamo anche a catalogo, ok? Se poi riprendiamo il testo, ci dice l'elenco degli attori principali. Attori principali. Allora, qui vuol dire che noi abbiamo fatto una semplificazione esagerata. Questo qua non è attore, ma è attore principale. Ok? Vi sto facendo proprio le piume, il fino del fino, no? Allora, se è un attore principale, un film potrebbe non avere attori principali. Ok? Nessun protagonista. Immaginate, oppure 20 protagonisti che equivalgono a non averle. Immaginate i film tipo, cos'era, Crash, mi sembra, dove c'erano 4-5 storie contemporaneamente. Con 4-5 coppie di attori contemporaneamente che recitano. Allora, magari posso decidere che non c'è nessun attore di spicco, che non nessun attore che vale la pena elencare negli attori principali, oppure proprio un documentario. Dato che una catena di noleggio, in un documentario non ci sono attori principali, perché gli attori principali sono gli animali, la natura o quello che è. E allora, facendo proprio le pulci fino a questo livello, potrei azzardare a dire che questo in realtà è uno zero. Ok? Ma proprio sto facendo le pulci nell'uovo, nell'uovo, nell'uovo. Il che significa che quello di prima era giusto, ok? Cioè, a un esame
ha una prima guerra, è giusto, rappresenta in realtà è una quisquiglia, ma se avessi un documentario non riuscirei a riempirlo di attori, quell'uno vuol dire che ci vuole almeno un attore, ok? Quindi non mettere l'uno, ma, cioè non mettere zero ma mettere uno significa che la mia catena di noleggio DVD non potrà mai noleggiare documentari, altrimenti non riuscirà a soddisfare questo modello, ok? Però questo mi sono permesso di fare questo ragionamento di fino nel momento in cui avevamo risolto i problemi grossi, cioè quali sono le entità, quali sono le relazioni, ok? Quindi nell'ordine, prima risolviamo i problemi grossi e poi andiamo a risolvere i puntini sulle i. Benissimo. Quindi anche le relazioni che sembravano più semplici, io ho preso a posto delle relazioni dirette, che quando sono semplici le trattiamo proprio in un attimo, abbiamo finito, momento più o meno, dobbiamo fermarci a ragionare. Ok, allora andiamo avanti, sempre con le nostre relazioni falsamente semplici, e proviamo ad andare a vedere queste qua. Fra impiegato e incarico e fra incarico e centro di servizio. Prendiamo la prima, fra impiegato e incarico, e possiamo dire che un impiegato ha un incarico. Ok? L'altra invece diamogli già un nome, così non ce lo dimentichiamo, potrebbe essere presso. No? Così, leggendola dal basso dentro l'alto, possiamo dire un impiegato ha un incarico presso un centro di servizio. Bellissimo, esattamente la frase che c'era scritta dentro il testo. Ok. Allora, se noi andiamo a ragionare qua, diciamo, ciascun impiegato, quanti incarichi ha? Ricordiamoci che l'incarico è una carica per un intervallo di tempo. Tanti. Da 1 a infinito. Ciascun incarico a quanti impiegati può essere stato assegnato? 1. Ok. Dall'altro lato, ciascun incarico presso quanti centri di servizio può essere dato? Cioè, la persona X ha l'incarico di ragioniere o l'incarico di cassiere. Presso quanti centri di servizio gli verrà dato questo incarico? 1. Non è ubiquo, quindi se è cassiere in quel centro di servizio e non in un altro. Ok? Quindi di qua la cardinalità è 1. Viceversa, per ogni centro di servizio quanti incarichi ci possono essere? Beh, tanti. Tanti quante sono le persone che ci lavorano. Allo stesso tempo, più tutto lo storico, quindi infinito, no? Da 1 è asterisco. Ok. Queste qua erano semplici veramente. Benissimo, adesso ci sono le ultime due che abbiamo lasciato, divertiamoci con le ultime due. Partiamo da collocazione o dall'altra, è uguale. Collocazione ce l'abbiamo davanti al naso, quindi partiamo da lì. Ciascun film può essere collocato in quanti centri? Perché 1? Collocato è collocato in un settore, in una posizione con tante copie. Beh, ma allora immaginiamo il film, che ne so, un nome di film a caso, Lo Squalo. Beh, c'è nel centro noleggio di Torino, ma c'è anche nel centro noleggio di Grugliasco, c'è anche nel centro noleggio di Cuneo, c'è in quello di Pavia. Ce l'hanno. Se è un film comune, ce l'avranno tutti. Quindi, 1 asterisco. Viceversa, ciascun centro di servizio quanti film potrà avere collocati
al suo interno? Beh, il fatto stesso che ci sia n copie lì. N copie vuol dire che sono più di uno. Da 1 a n copie, ma n copie non so quanto è variabile, quindi sarà 1 asterisco anche lì. Ok? Quindi il contrario era molto più facile. Ok. Benissimo. L'ultima relazione, e poi ce la siamo giocata. L'ultima relazione dice, centro di distribuzione fornisce film. Ciascun centro di distribuzione, immaginiamo di avere una catena che è distribuita in tutta Italia, avrà almeno 3 centri di distribuzione, uno più o meno al centro nord, al centro del nord Italia, uno più o meno al centro del centro Italia e uno più o meno al centro del sud. Così. Quindi ce ne sono più di uno. Ciascun centro di distribuzione, quanti film può fornire? Beh, tutti quelli che ha in tasca, no? E che riesce a procurarsi in un certo senso. Può distribuirne da uno infiniti, tanti, sicuramente saranno tanti, se no non sarebbe un centro di distribuzione. Quindi di qua un asterisco, di sicuro. Viceversa, un film, il solito nostro squalo, da quanti centri di distribuzione può essere fornito? Bene, nel nostro esempio dove ce ne sono 3 centri, almeno da 3, no? Quindi in linea di principio da tanti centri di distribuzione diversi, non saprò da quanti, magari ce n'è uno che in quel momento sfornito non ha a disposizione quel film, però da tanti. E quindi anche qua sarà un asterisco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo completato la descrizione del nostro problema. Sembra essere completa, vi lascio come compito di provare a vedere se è completa. Quindi cosa si fa adesso? Si riprende il testo a mano e si dice questo riesco a rappresentarlo? Sì, bene, questo sì, bene. Quando ho finito ho detto sempre sì, siamo a posto, funziona, è una soluzione corretta, possibile. È una soluzione minima, ho dovuto aggiungere informazione? Sì. Ho aggiunto l'informazione degli attori. Potevo farne a meno? No, dovevo tenerne l'elenco, ok? Quindi non c'era altro modo per tenere un elenco di attori, se non memorizzarne nome e cognome per ciascuno di quelli che partecipa. Quindi è anche minima, ok? Non sempre le domande solo da farsi, ok? Va bene. Stavo pensando... Vi offro 2 opzioni, facciamo pausa e poi ricominciamo, andiamo fino alle 5:30, oppure saltiamo pausa e cerchiamo di chiudere entro le 5:10, 5:10, pausa, a giudicare. Ok, riprendiamo un attimo, non durerà più tanto, nel senso che alle 5:30 ci lasciamo, quindi non sto a infierire tanto come ho riferito sinora, anche perché qui avete le slide ben annotate. Diamo solo un'occhiata come conclusione di questa giornata lunga e noiosa a questo esempio che avete sulle slide, magari avete già guardato, magari ce l'avete già bene fra le mani, ma vediamo come si applicavano i metodi di analisi del testo che abbiamo usato oggi lì sopra, ok? E cerchiamo di vedere se saremmo stati in grado di analizzare un testo del genere che è un po' più complesso rispetto a quelli che abbiamo analizzato oggi, no? Ma nulla di più. Qui ci sono di nuovo quello che abbiamo fatto passo passo, avete le slide, quindi le potete poi tranquillamente riguardare a casa. Noi facciamo solo un ragionamento generale. Il testo in inglese è, vabbè, ci toccherà leggerlo, però niente di che. Notate che è già diviso per punti, questo è molto bello. È molto bello perché se chi l'ha diviso per punti l'ha fatto bene, magari ci semplifica l'analisi del testo, ok?
vuol dire che è un po' più strutturato. Allora, leggiamo la prima frase. Ci dice: we wish to create an IES company, an IES for a company that runs training courses. Ok? Vogliamo creare un information system per una compagnia che fornisce dei corsi di aggiornamento. For this we must store data about the trainees and the instructors. Che significa niente, cioè contesto. Vogliamo creare un sistema per un'azienda, l'azienda gestisce dei corsi, i corsi hanno dei partecipanti e sai che novità, ok? Prima frase introduttiva, via. Seconda, dice for each course participant identified by a code, we want to store the social security number, the surname, age, gender, place of birth, employer's name, address, telephone number, previous employers, the course attended and the final assessment of each course. Allora, un sacco di roba, ma la sostanza è informazione sul partecipante al corso. Ok? Quindi se volessimo fare il lavoro di prima, entità, diciamo, classe importante, partecipante al corso, che nome gli diamo? Qui lo chiama course participant, nella prima riga lo chiama trainee, diamo il nome trainee, e sarà trainee sinonimo course participant. Tant'è vero che qua giù, scusate, adesso arriviamo, avete già tutto, avremmo infatti trainee che il sinonimo è participant, ok? Quindi procedura è la stessa. Adesso non la scrivo a mano perché ce l'abbiamo già scritta nelle slide, però stessa cosa. Poi, oltre a quello, che cosa ci dice? Vabbè, ci sono un tot di attributi del nostro corsista, cioè codice, numero di sicurezza sociale, ovvero sia codice fiscale in italiano, cognome, età, genere, maschio o femmina, dove è nato. Poi dice employer's name, address and telephone number, previous employers and the final assessment of each course. Togliamo l'ultima che non c'entra niente. Dice employer's name, address and telephone number, previous employers. Quindi qua lui vuole memorizzare i datori di lavoro del corsista, sia quello corrente che quelli passati. Per quello corrente vuole il nome, l'indirizzo, il telefono, ma vuole anche quelli passati. Quindi in realtà ci sarà una classe in più che si chiama datore di lavoro, ok? Che avrà quelle caratteristiche. Tant'è vero che se ritorniamo alla soluzione che c'è già, c'è employer, ok? Ci viene segnalato il fatto che quella roba lì è una classe, specificandone le caratteristiche, specificando che ne voglio memorizzare più di una. Quindi al di là dello stacco della lingua e della lunghezza del testo, in realtà è quasi pedestre, no? L'applicazione, una volta che uno ha imparato il metodo, si mette lì, tan tan tan, un passo dopo l'altro si risolvono i testi più complicati. Quindi proviamo ad andare avanti. Abbiamo detto, prima parte, niente. Secondo punto, trainee e employer, con le loro caratteristiche. Terzo punto, we need also to represent the seminar that each participant is attending at present, and for each day, the places and times the classes are held. Ok? Quindi, il seminario che sono seguiti da ciascun partecipante, ma seminario prima si chiamava corso, training course. Ok? Stessa cosa, sinonimo. Quindi corso, seminario, identici. E per ciascun giorno vogliamo tener conto del luogo e dell'orario in cui vengono tenute le lezioni, ok? Le lezioni del seminario, ok? Classis non è il luogo fisico, ma è la lezione. Il corso ha un codice, un titolo e ogni corso può essere dato un numero di volte a piacere, ok? Quindi sta seguendo la descrizione del corso. Quindi, classi importanti da ricordare, corso
e il corso ha delle lezioni che hanno un orario e una posizione. E quindi in quanto tale probabilmente avranno dignità di classe. Vediamo se è vero, ma iniziamo a segnarle da parte. Poi, each time a particular course is given, we will call it an edition of the course, and for each edition we represent the start date, the end date and the number of participants. Quindi il corso è il corso di sistemi informativi aziendali, l'edizione è l'edizione 2013-2014, quell'anno prossimo è un'altra edizione. Quindi ci ha detto, occhio, che il corso non è un'entità sola ma sono due, cioè il corso in quanto argomento, che è caratterizzato quindi da quello che ci aveva detto prima, cioè il codice, il titolo, nel nostro caso sarebbe 02CX, eccetera, sistemi informativi aziendali, edizione, che invece è la data in cui viene, che ha come caratteristica la data in cui viene fornita, data di inizio, data di fine e numero di partecipanti. Quindi 2013-2014, 80 partecipanti. Ok? Sono due cose diverse. Per cui avremo corso, edizione, lezione. Perché ricordiamoci che abbiamo detto che lezione era importante. E in qualche modo andranno collegate. Ovvero sia, ci saranno tante edizioni per un corso, più o meno, possiamo già interpretarlo senza leggere nel dettaglio, e per ogni edizione ci saranno delle lezioni. Ok? Quindi il collegamento sarà da corso a edizione, da edizione a lezione. Poi vediamo se è vero, seguiamo la soluzione e vediamo. Andiamo avanti, dice, if a trainee is a self-employed professional, we need to know his or her area of expertise and if appropriate, his or her title. For somebody who works for a company, we store the level and position held. Che significa? Ci sono due tipi diversi di trainee. Uno è lavoratore autonomo. E se è un lavoratore autonomo, vogliamo memorizzare la sua area di esperienza, dove lavora, che cosa fa, ok? Qual è la sua professione, la sua professionalità, quindi se lavora, che ne so, nel campo dell'informatica o nel campo della medicina. E vogliamo anche, se è possibile, memorizzare il suo titolo di studi, ok? Se è possibile, perché magari non esiste un titolo di studi che definisce quel campo, però. D'altro canto c'è un altro tipo di persona che segue i corsi, di corsista, che è l'impiegato, il dipendente. Allora, se è un dipendente, vogliamo memorizzare dei dati diversi, vogliamo memorizzare la posizione, la carica di quel dipendente, se è un dirigente, se è un impiegato, se è, non lo so, qualunque altra cosa. E il livello, è un livello basso, è un livello dirigenziale, quindi diversi dati. Questo ci sta indicando, occhio, il corsista non solo è un corsista, ma lo specifichiamo meglio definendo due cose che sono due classi, 99 su 100, perché hanno un nome, hanno delle caratteristiche proprie e sono delle caratteristiche diverse l'una dall'altra. Quindi sarà probabilmente una generalizzazione. Corsista che si divide in lavoratore autonomo, lavoratore dipendente. Poi, ultima, e vedete che non ho ancora scritto niente, sto solo ragionando, poi in realtà sto compilando, io qua ce l'ho stampato perché così ho il riferimento, ma è quello che avete sulle slide, no? Cioè sto compilando la tabellina con le classi, adesso come adesso. E sto facendomi un po' di film per capire quelle classi lì come si collegheranno fra di loro. L'ultima dice, for each instructor, about 300, quindi ce ne sono tanti di istruttori, we will show the surname, age, place of birth, the edition of the course taught, those taught in the past, and the courses that the tutor is qualified to teach. Vabbè, un sacco di cose, ma sostanzialmente sta dicendo, per ogni istruttore, per ogni che fortunatamente ha sempre chiamato istruttore, quindi per adesso non ci sono sinonimi, per ogni istruttore dobbiamo memorizzare cognome, età,
luogo di nascita, e poi dobbiamo poterlo in qualche modo correlare all'edizione del corso, perché se vogliamo memorizzare l'edizione del corso che ha insegnato, lo stiamo correlando, è un link. Poi, i corsi, le edizioni insegnate in passato, quindi un altro link sempre verso la nostra edizione, ma diverso, mentre uno è insegna, l'altro ha insegnato, ok? E qui ci sta dicendo che sono due cose diverse perché le vuole memorizzare l'una e l'altra. E in più i corsi per cui ha la qualifica, per cui, che possono essere insegnati dal tutore. Quindi qui è un'altra relazione probabilmente, ma non più fra insegnante e edizione, ma fra insegnante e corso. Dario Bonino è abilitato a insegnare a sistemi informativi aziendali, insegna nell'edizione 2013-2014, ha insegnato alle 5 edizioni precedenti. Ok? Dando un nome, quindi parlando degli oggetti di queste possibili classi, la relazione è di questo genere. Quindi sono tre, probabilmente tre relazioni diverse. Poi dice, all the instructors' telephone numbers are also stored. Quindi in realtà memorizza ancora una cosa in più, il numero di telefono. È scritto dopo, ma è sempre relativo all'istruttore. Poi dice, an instructor can be permanently employed by the training company or can be a freelance. Può essere di due tipi. Altri dettagli sul fatto che sia freelance o invece permanentemente impiegato presso la ditta di cui stiamo progettando il sistema informativo? No. Meriterebbe di essere una classe? Meriterebbero di essere due classi diverse? Autonomo e dipendente, anche qua, freelance e no? Probabilmente no. Probabilmente no, perché in realtà l'unica differenza è questa cosa qua, è il valore di un attributo. Quindi occhio, perché mentre prima meritavano tanti valori diversi, qua sembrerebbero due classi possibili, ma probabilmente non lo saranno, perché in realtà non sono differenti in niente se non per un attributo. Detto ciò, vabbè, quindi vi fa vedere il processo che abbiamo fatto assieme, no? Quindi passo molto velocemente, voi troverete le slide disegnate così sapete perché. Qui fa vedere l'identificazione dei sinonimi e delle parti importanti, seminario con corso, partecipante con trainee, tutor con instructor, stessa cosa, e il risultato del nostro lavoro. Quello che noi abbiamo fatto a parole non l'ho scritto perché ce l'avete già scritto, ok? Però vedete che uguale nella descrizione si scrive quello che ci serve a riconoscere l'entità, la classe. Noi scriviamo gli attributi, possiamo anche scrivere un pezzo di descrizione un po' più lungo che ci ricorda bene che cosa fa. Schematizzando la procedura, quindi qua, scusate, è ripetitivo, ma è solo per dare la ricetta, no? Estraiamo la ricetta è quella che abbiamo fatto prima, quindi standardizziamo tutto. Che significa andare a prendere tutti i pezzi, sostituire tutti i sinonimi con il termine principale, indicare, lì non si legge, ma è quello che facciamo prima a margine, qui rappresentiamo l'impiegato, al posto che dire per ciascun impiegato, il datore di lavoro, per ciascun datore di lavoro dobbiamo memorizzare l'indirizzo, nome, eccetera, qui c'è una classe datore di lavoro che abbiamo creato noi, e così via. E poi iniziamo a identificare i blocchi, quello che facevamo prima, no? Cerchiato, cancellato, questo è generico, non serve, quello sotto è il trainee e così via. Quindi voi vi trovate la sfilza di slide online, era solo per guidarvi, e la stessa cosa di prima, l'abbiamo fatto cerchiando, qui con le slide è più brutto, è più pasticciato, se lo si cerca lo trovate fatto così, però di fatto è il solito procedimento, quindi identifico le parti importanti, sostituisco i sinonimi, isolo i blocchi di testo che trattano ciascuna classe e dopodiché entro nel dettaglio e li analizzo. Detto ciò,
Qui trovate scritte le linee guida che vi ho ripetuto 47.000 volte oggi, ovvero sia, se un concetto ha delle proprietà significative o descrive dei tipi di oggetto che hanno una esistenza autonoma, può essere una classe. Se invece è semplice e non ha proprietà rilevanti, allora probabilmente non è una classe ma è solo un attributo di quella classe. Se invece è un concetto che collega due altri concetti, probabilmente una relazione, e se sono più concetti che esprimono dei casi particolari di un altro concetto con delle differenze apprezzabili, allora probabilmente sono parti di una generalizzazione. Quindi formalizzato quello diciamo, ovvero sia, ricordiamoci sempre i tre cani che ci abbaiano contro per decidere se è una classe o no, ovvero sia ha un nome, ha degli attributi e in relazione con qualcuno. Se tutti questi tre sono soddisfatte, 99 su 100 è una classe. Se non sono soddisfatte tutte, allora se rimane solo in relazione è una relazione, se ha solo un nome e un valore semplice è un attributo, altrimenti non è niente. Ok, poi qua c'è ancora un minimo di indicazione su come si modella. Noi quello che abbiamo fatto oggi è essenzialmente un top down, cioè analizziamo tutto il testo, identifichiamo i concetti, li specifichiamo sempre di più. Vi ricordate che siamo partiti, abbiamo detto film, ha una lista di attori, segniamocelo da parte, poi lo analizziamo meglio. Okay? Fare questo lavoro qua, ovvero sì, identificare i componenti principali, e poi a mano rifinirli, quindi aggiungo dettagli. Questa classe film in realtà non è solo una classe, ma è una classe collegata a una classe attore in modo tale da tenere la lista, eccetera. È un approccio top down. Parto dall'alto, dal generale, e mano a mano specifico sempre di più. Ok? Quindi quando qualcuno mi dice, che approccio di modellazione è stato usato qua? Top down. Sono partito dall'alto, preso i requisiti, analizzati, specificato sempre di più. Bottom up è l'esatto contrario. Prendo i singoli pezzetti di testo e li descrivo completamente. Quindi prendo prima dove parlavo di trainee, lo prendo, una classe, ci vogliono questo, quell'attributo, e lo compilo. Perfetto. Li metto tutti assieme e poi inizio a risalire. Questo come si relaziona con quello? Tiro fuori la relazione. Questo è veramente da solo oppure in realtà include qualcos'altro, lo posso modificare, eccetera, e lo rifinisco. Ok? Quindi l'approccio, mentre prima è parto dall'alto e raffino la mia descrizione, il bottom up è parto da una descrizione raffinatissima, troppo raffinata tendenzialmente, e la ottimizzo. Quindi vado a mettere insieme le rappresentazioni che meritano di stare assieme, non meritano di stare da sole e così via. Tipicamente il primo è un processo molto organizzato, quindi viene fatto o da una persona sola o da un team di persone ben coordinato. Mentre il bottom up tende ad essere un processo più disorganizzato, quindi si applica o naturalmente o per avere più efficienza in tutti quei momenti in cui la specifica coinvolge tante persone in momenti diversi, in posti diversi, eccetera. Ragionevolmente quando ci sono molte persone coinvolte si sfocia bene o male in un bottom up, ok? Pur volendo partire con un approccio top down. Inside out è una forma di bottom up guidata tendenzialmente dall'esperienza, che è quella di dire, va bene, guardiamo tutto, cerchiamo di partire dal basso, quindi ok, ho trovato il concetto di impiegato, lo tiro subito fuori, ho trovato il concetto di incarico, lo tiro subito fuori dal modello, ma cerco di partire da quelli che mi sembrano i più importanti, ok? Quindi attore non mi sembra importante, non lo lascio da parte, anche se so che c'è, e inizia a formalizzare prima quelli più importanti e cerca un po' di dare un misto fra il bottom up e il top down, ok? Occhio che qua va bene, ma chi è che ci dice che una classe è più importante piuttosto che un'altra? L'esperienza. Quindi questo è guidato molto dall'esperienza, questo è guidato molto dalla realtà dei fatti, cioè parto dal basso, dall'esistente e aggrego, creo. L'altro è invece l'approccio classico, mi siedo, l'approccio da esame, diciamo, no? Mi siedo, ho il mio foglietto con tutti i requisiti e piano piano analizzo. Quindi quello che noi abbiamo applicato oggi è tipicamente un top down. E questa robaccia qua è il risultato di quell'esercizio che stavamo guardando. Proviamo solo a vedere se ci torna, proviamo a fare i ragionamenti da soli, riprendendo il testo,
e andare a riempire qua e vedere se avremmo riempito allo stesso modo. Allora, avevamo detto, torniamo indietro veloci, eccoci qua, riprendiamo la nostra pennina, anzi magari riusciamo a trovare anche il zoom. Avevamo detto che c'era il trainee, cioè il corsista. Per ogni corsista, quindi classe corsista, vogliamo memorizzare il codice fiscale, poi il cognome, l'età, il genere e il luogo di nascita. Poi il resto abbiamo detto che era la classe employer, ok? Quindi se noi andiamo a vedere la soluzione, andiamo a vedere se è vero. Noi metteremo una classe che si chiama trainee con quei dati all'interno. Trainee, codice, social security number, surname, gender, place. Ok, ci siamo, per ora siamo in bolla. Poi abbiamo detto che metteremo una classe employer, nome, indirizzo e numero di telefono, e fin qua ci siamo. E poi dice, current employer, we want to store current employers and previous employers and start date and end date of the period employed. Ok? Quindi non solo vogliamo memorizzare il datore di lavoro, ma vogliamo anche tenere traccia del periodo in cui il lavoratore ha lavorato presso il datore di lavoro. Incarico, impiegato, incarico, centro di servizio. Stessa struttura, no? Corsista, posizione, datore di lavoro. Uguale. Quindi ci serve qualcosa, una posizione, posizione intesa come incarico, cioè carica ricoperta dall'al. Esattamente allo stesso modo. Esattamente allo stesso modo, vediamo se è vero. Vediamo se è vero, sì. Il nostro vecchio impiegato che è diventato il corsista, posizione presso datore di lavoro. Quindi ha lavorato nella posizione di, che ne so, cassiere, ricercatore, quello che volete, presso IBM o chi per lei. Quindi funziona. Il presso, abbiamo detto che volevamo memorizzare, che cosa? La posizione, il livello, in realtà qui ci dice solamente la data di inizio e di fine, non la posizione. Però poi andiamo avanti a leggere i requisiti. Se. Poi employer l'abbiamo già rappresentato, corsi, proviamo a dirimere questa parte qua. Avevamo detto c'era corso, edizione, lezione, giusto? Quindi tante edizioni per un corso, tante lezioni per un'edizione. Nelle lezioni memorizziamo il luogo, the places, e l'ora a cui viene effettuata la lezione. Per l'edizione rappresentiamo l'inizio e la fine e il numero di partecipanti, per il corso il titolo e il codice. Quindi abbiamo di nuovo una tripletta in relazione fra di loro. Eccoli qua, corso, edizione, lezione. Qui sono scritti in inglese, quindi è class, però è lezione. Quindi un corso ha un'edizione, oppure un'edizione è un'istanza di un corso, ok? E un'edizione viene ospitata oppure ha delle lezioni dove?
in una determinata stanza, con una determinata data, a un determinato tempo, ok? Quindi la struttura che ci viene in mente, applicando le nostre regole che abbiamo imparato sulla facendo, è identica a quella che viene data come soluzione al momento, per i pezzi che abbiamo analizzato. Per cui stiamo facendo le cose giuste. Finiamo velocemente. Abbiamo detto, ok, corsi, c'era la parte, vi ricordate, degli impiegati, dei corsisti che possono essere lavoratori autonomi o dipendenti, che volevano memorizzare due cose diverse, mi hanno detto questa forse è una generalizzazione, con due classi figlie che sono il dipendente e il lavoratore autonomo. Il dipendente vogliamo memorizzare l'area di esperienza e il titolo, per il dipendente invece vogliamo memorizzare il livello e la posizione. Andiamo a vedere la soluzione. Noi come lo faremo? Faremo trainee, due relazioni di generalizzazione, le due classi più specifiche che sono il lavoratore dipendente e il lavoratore dipendente, autonomo e dipendente. Il dipendente, posizione e livello, l'autonomo, area. Autonomo, area e titolo, dipendente niente. Ah, niente, perché? Ma dipendente, noi stiamo memorizzando anche i datori di lavoro, giusto? Quindi chi è che, di tutti i trainee, chi è che in realtà passerà dalla catena che abbiamo creato prima, da posizione e datore di lavoro? Solamente il dipendente, perché l'autonomo sarà il datore di lavoro di se stesso, ok? Quindi posizione e livello vanno in posizione che avevamo già. Avevamo detto in posizione c'è solo data di inizio e di fine per adesso. In realtà ci sono degli attributi in più. Livello, quindi dirigenziale, non dirigenziale, eccetera, e carica effettiva. Questa è una cosa un po' strana, perché quel percorso lì in alto in realtà viene fatto solo dagli oggetti di questa sottotitoli, di questa classe specifica, e non da tutti i trainee, ma solo da una parte. Quindi poi in realtà, volendo specializzare meglio il modello, bisogna prendere le cose un attimino più con le pinze, capire se va bene o no. Però, in linea generale, stiamo rispettando la specifica, no? Abbiamo un corsista in generale, che si divide con due tipologie di corsisti. I corsisti che hanno un datore di lavoro, tracciamo qual è la storia di impiego, cioè quali sono i datori di lavoro presenti e passati e quali sono le posizioni ricoperte. Quindi esattamente quello che viene richiesto. Poi, questo da qua, istruttori, che non avevamo ancora segnato, avevamo detto quali sono le caratteristiche dell'istruttore: nome, cognome, età, data di nascita. Fino a qua abbiamo detto già prima, vi ricordate che ragionando avevamo detto questi sono attributi, quindi classe istruttore tra attributi, the edition of the course taught, relazione istruttore edizione, nome insegna, istruttore insegna in questa edizione. Those taught in the past, quindi sempre istruttore edizione ma passati. Qui ci richiede proprio di fare esplicitamente diversi, mentre nello storico dei prezzi ci chiedeva di tenere lo storico, ma non ci chiedeva di esplicitamente di distinguere il prezzo vecchio da quello nuovo, o meglio, lo facevamo con un attributino, che era la data o il boolean, ok? Qui invece è un po' più strutturato, già nei requisiti, quindi in realtà sono due relazioni omologhe, ma non identiche in un certo senso. Una è insegna oggi, l'altra è ha insegnato. L'esistenza di una non implica l'esistenza dell'altra, no? Significa, Dario Bonino oggi insegna l'edizione del 2003 di Sistemi Informativi Aziendali, ma non l'anno scorso. L'anno scorso l'ha insegnata qualcun altro. Quindi se questo è il primo anno, c'è la prima, insegna, ma non c'è, ha insegnato. Ok, quindi due relazioni. Fermiamoci qua.
poi scendiamo ancora un po' nel dettaglio. Due nazioni, e infatti abbiamo detto, ci sono gli istruttori, hanno questi dati che abbiamo elencato, che erano tre più il telefono, che veniva scritto nella frase dopo. Due nazioni, insegna, ha insegnato. Ok? Quindi stiamo ricostruendo lo stesso diagramma delle classi, andiamo a vedere ancora cosa ci manca. And the courses that the tutor is qualified to teach. Quindi relazione tutor, che è istruttore, con corso questa volta. Mentre prima era con edizione, adesso è con corso. Infatti, qua giù trovate istruttore e qualificato per corso. Ok? In teoria avremmo finito, perché dice, scusate, l'ultimo pezzo diceva any instructor can be permanently employed by a training company or can be a freelance. Avevamo detto, ma sì, forse una generalizzazione, ma forse no. Andiamo a vedere. Guarda qua, che se lo sono dimenticati. Bellissima soluzione, perfetta, è la soluzione che abbiamo nelle slide, no? Quindi stiamo imparando di qua. E dov'è, permanente o non permanente? Provate a guardare bene anche a casa, ma non c'è. Quindi questa soluzione non è completa. Sta mancando un pezzo. Quindi anche se sembra un po' sterile prendere le slide, rileggerle, provare a rivedere se la soluzione che daremmo è uguale, in realtà no. Qui si sono dimenticati un pezzo, si sono dimenticati il fatto che l'istruttore può essere impiegato permanentemente oppure può essere un freelance. Quindi, per rappresentarlo, se decidiamo che non è una generalizzazione perché non abbiamo dati che distinguono le due figure di istruttore, se non altro qua ci vuole un booleano che dica is freelance. Yes, no. Quindi, oh che bello. Alla fine, anche se sembrava di rifare l'ennesimo esercizio che qualcun altro ha risolto per noi, gli abbiamo beccato l'errore. Ok? Però abbiamo finito. Cioè, sinora questa roba qua non c'è ancora, non l'abbiamo ancora disegnata. Noi abbiamo disegnato questo albero, abbiamo disegnato quello, ma non abbiamo detto questa parte qua. Perché nell'analisi non siamo ancora scesi nel dettaglio a dire occhio, per ciascun corsista, l'ultimo pezzo, the courses edition attended, and the final assessment of each course edition. Ok? Quindi questa qua è la relazione che dobbiamo ancora finire di modellare, tra corsista e edizione. Edizione per forza, perché una persona partecipa a un'edizione e non al corso in generale, perché il corso descrive semplicemente l'argomento e il codice. È un'associazione ed è di nuovo una di quelle associazioni di prima dove ci sono dei dati da in più, ok? Ovvero sia, in questo caso, il final assessment, il voto finale. Passato no, con quanto? Come faccio a rappresentarlo? Beh, con la solita association class o con una classe intermedia. Avete nelle slide anche le equivalenze e i casi in cui si usano l'una e l'altra. Qui ad esempio lo risolvo con una classe intermedia. Quindi dirò che il trainee segue un'edizione e ottiene un certo voto, grade, ok? Poi qui, per comodità, hanno aggiunto un attributo current che è true se sta seguendo oppure no, ok? Però non era richiesto, poteva andare benissimo senza il grade, ok? Ok, quindi sono stato un po' veloce perché intanto avevate le slide, il procedimento l'abbiamo visto 60 milioni di volte e mi sembrava stupido caricarvi, però sempre attenzione. E facendo le cose con metodo e con attenzione coprite tutti i dettagli e vedete che anche chi vi fornisce le soluzioni a volte non copre i dettagli. Quindi se trovate delle soluzioni online dove manca un dettaglio, segnalatelo oppure non spaventatevi. Ok? Perfetto.